Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. In questo nuovo episodio della prima storia dell'intrattenimento audio-video concluderò gli anni 40 del XX secolo, quelli che hanno visto l'introduzione dei dischi a microsolco e dei primi fonografi multivelocità. Il video che state vedendo è diviso idealmente in due parti. La prima racconterà la situazione del mercato discografico di questi lontani anni e i suoi trend evolutivi. Una premessa essenziale, oltre che molto interessante a mio giudizio, fondamentale per contestualizzare la seconda parte, nella quale andrò ad esplorare i diversi componenti di un ideale impianto ad altissima fedeltà, costituito da prodotti sviluppati da brand allora pioneristici, ma che oggi, a distanza di più di 80 anni, fanno ancora parte dell'invidiabile mondo della end la fotografia del mercato discografico americano che emergeva dalla 48esima convention annuale sponsorizzata dalla NAM, National Association of Music Merchants, tenutasi a New York nel luglio del 1949, era quella di una grande incertezza. Per alcuni dei suoi partecipanti, tutti addetti ai lavori, emergevano grandi dubbi e paure per il futuro derivanti da un'importante frenata delle vendite che aveva interessato sia i dischi sia gli apparecchi per la loro riproduzione. Il confronto con il 1947, l'anno precedente all'introduzione dei nuovi microsolchi a 33 e 45 giri, dimostrava in maniera evidente il brusco arresto di un trend crescente di vendite. Nel 1948 erano stati venduti quasi 100 milioni di dischi e oltre 2 milioni di fonografi in meno. Riviste indipendenti come il Consumers Research Bulletin, una sorta di comparatore antelitteran di tutti i prodotti del mercato consumer, arrivavano a suggerire palesemente di aspettare ad acquistare un giradischi, in attesa del formato vincitore nella guerra tra la Columbia e la RCA. Per altri operatori partecipanti al NEM si trattava solamente di un assestamento, in vista di un cambiamento che era da considerarsi rivoluzionario. La temporanea crisi non era però tutta colpa o merito delle novità introdotte sul mercato dai nuovi dischi in plastica vinilica. Una buona parte dell'incertezza, è chiaro, derivava da qui, ma il restante proveniva anche dal crescente business della televisione. 30 anni prima di MTV, i grandi network americani erano pronti a trasmettere la musica sul piccolo schermo. Grazie anche agli sviluppi tecnologici che stavano portando alla nascita delle TV via cavo, ai tubi catodici, ma soprattutto alla TV a colori, per ora solo in test. Quello che sicuramente l'industria discografica aveva compreso, anche se non applicato ancora appieno era di procedere da quel momento a tre velocità, con riferimento proprio alle velocità dei giradischi. Prima questo fosse accaduto, prima sarebbero state eliminate tutte le incertezze del pubblico, soprattutto quelle sull'obsolescenza. La notizia di un possibile accordo tra Columbia, RCA e Decca per la distribuzione della musica pop a 45 giri e della classica a 33 giri faceva ben sperare salvo poi essere rapidamente smentita dal fermo mantenimento delle posizioni. Columbia e RCA decidevano di proseguire, ognuna per la propria strada, continuando ad investire milioni di dollari in campagne pubblicitarie, ferme nella volontà di affermare la superiorità dei propri media. Da ricordare, senza dubbio, la campagna della RCA su Billboard distribuita in oltre 20 pagine del numero speciale della rivista dedicato proprio al reportage NAM, con l'obiettivo di affermare fino a 23 validi motivi per preferire i 45 giri. Grazie comunque a politiche di prezzo lungimiranti da ambo le parti, a partire dalla prima metà del 1949 il mercato discografico sembrava aver assorbito il colpo con un tasso di penetrazione domestica dei nuovi dischi microsolchi che si confermava più veloce di quella dei 78 giri. I report di metà anno della Columbia confermavano 3 milioni e mezzo di dischi venduti nei primi 12 mesi di vita degli LP, mentre per la RCA il volume di vendita era quasi triplicato a fine anno rispetto ai periodi precedenti. Maggiormente in difficoltà nell'applicare politiche di prezzo aggressive erano i produttori di fonografi, vincolati tra le altre cose agli elevati costi delle materie prime. Un po' inaspettatamente farà da traino alla ripresa il crescente mercato domestico della televisione. Con le famiglie sempre più raccolte intorno al piccolo schermo, quando non c'era nulla da vedere in tv si ripiegava sull'ascolto della musica i giradischi in multivelocità integrati nelle console televisive, offerte dai produttori in modelli sempre più rinnovati, abbassavano decisamente il livello di qualità, a vantaggio però della diffusione. Di riflesso, con una televisione sempre più integrata con la riproduzione sonora, il mercato iniziava ad interrogarsi anche su come potesse essere migliorata la qualità audio restituita proprio dagli apparecchi televisivi. Non si parla ancora di «cinema in casa», ma i brand più rinomati della nascente alta fedeltà iniziano a proporre soluzioni interessanti per risolvere tale questione, come il primo televisore della Altec Lensing dotato di un diffusore di alta qualità. In barba, comunque, a tutti gli accordi commerciali saltati, la più lungimirante Capitol Records sarà la prima major ad avviare la seconda metà del 1949 a tre velocità. Confermando i 78 e i 45 giri per la musica pop e i 33 giri per la classica. Tutti gli addetti ai lavori speravano naturalmente che le altre major facessero altrettanto. Intanto, dopo la Capitol e la Mercury, anche la Decca, nell'agosto del 1949, iniziava a pubblicare i propri album nel doppio formato 78 e 33 giri. Alla richiesta di compatibilità delle pubblicazioni in disco, la maggior parte degli operatori univa anche quella di universalità ed economicità dei giradischi al fine di superare ogni ulteriore ostacolo alla piena ripresa del mercato discografico. Ma per i motivi che abbiamo visto fin qui, come era possibile bilanciare tali richieste sia con le esigenze dei costruttori di assicurare adeguati profitti da reinvestire negli sviluppi tecnologici, sia dei consumatori finali di beneficiare della migliore qualità possibile di riproduzione sonora offerta dai nuovi supporti? Una risposta a questa problematica inizia ad arrivare da un insieme ristretto di costruttori, che cominciano ad alimentare il mercato con una serie di prodotti dedicati ad una ristretta nicchia di clientela, distinta da quella di massa, pronta ad accettare di sostenere una spesa più elevata per l'acquisto di prodotti tecnologicamente all'avanguardia o con caratteristiche costruttive uniche. La seconda parte di questo video esplorerà i prodotti di questi costruttori. Se questo nuovo episodio della prima storia dell'intrattenimento audio-video vi sta piacendo, Potete farmelo sapere con un commento, regalarmi un like o iscrivervi al canale attivando la campanellina per ricevere notifica di pubblicazione dei prossimi episodi. Alle soglie degli anni '50, il mondo dell'high-end dei giradischi era ancora prerogativa principalmente degli studi radiofonici. Ma se si avevano le possibilità economiche, erano disponibili soluzioni di installazione anche domestica, offerte da brand quali Western Electric, Presto e Fairchild. Il Western Electric 1304 era proprio la soluzione high-end più versatile sul fronte dell'installazione. Anche se non permetteva ancora la riproduzione dei 45 giri, ai fortunati possessori offriva più di un'alternativa per l'impiego domestico. Grazie alla sua elevata ingegnerizzazione era una prima alternativa per la riproduzione, alla massima qualità possibile per l'epoca, della propria collezione di 78 e 33 giri. Una seconda alternativa era la storica unità 524 della Fairchild, già in produzione dal 1946 ma aggiornata nel 1949 per girare a tre velocità. Questa unità, dall'altrettanto eccellente ingegnerizzazione, era integrabile sia con il braccio 542, sia con il prefono ed equalizzatore a sei posizioni dell'unità 622. I 485 dollari indicati nella pubblicità erano riferiti solo al piatto e allo chassis. Ultima, ma non ultima possibilità era il rinomato Presto 64 A, giradischi che resterà in produzione per quasi un decennio, anche se sempre e solo a due velocità: 33 e 78 giri. La caratteristica principale di questo modello era l'utilizzo di due motori dedicati alle due velocità. Prezzo di acquisto di poco inferiore ai 500 dollari. Per onore di cronaca, una quarta possibilità era l'altrettanto inarrivabile Grey Transcription 304T da 450 dollari, di cui però non ho trovato altre informazioni, eccezion fatta per questo trafiletto pubblicitario. Chi si poteva permettere questa qualità aveva probabilmente le competenze o le necessità di un pick up personalizzato. Servizio che offriva in esclusiva la Electro Voice di Michigan, che a catalogo aveva anche il nuovo modello Twilt con stilo intercambiabile. Per utilizzarla era necessario un braccio dal peso regolabile. Messa in casa la vostra sorgente high-end, se il conto in banca ancora lo permetteva, si doveva scegliere una soluzione di amplificazione altrettanto adeguata. Anche in questo caso le scelte erano tre: Altec Lansing, Scott e. Udite udite, il primo Macintosh in assoluto. Annunciato da Audio Engineering nel giugno del 49 come una rivoluzione nel campo dell'amplificazione audio e presentato in anteprima alla prima fiera assoluta dedicata all'audio, dell'ottobre dello stesso anno, il 50W1, questa la sua sigla, veniva poi approfondito in un lungo articolo nel numero di fine anno della rivista, firmato a quattro mani dallo stesso Frank Macintosh. La caratteristica principale di questo amplificatore in classe B era suggerita già nel titolo dell'articolo: la possibilità di arrivare a erogare fino a 50 watt su un canale a meno dell'1% di distorsione tra i 20 Hz e i 20 MHz, grazie ad una particolare circuitazione che sfruttava al meglio una coppia di valvole 6 L6 poste nello stadio di uscita. Si trattava di performance mai raggiunte prima da un amplificatore costo al pubblico 324 dollari o 224 nella versione a 15 watt. Per chi fosse pratico di circuitazioni, questo è lo schema semplificato del 50W1, così come riprodotto nel numero 2 di fedeltà del suono del novembre 1991. Davvero numerose, al contrario, le soluzioni di amplificazione della Altec Lensing a catalogo 1949. Tralasciando l'A324A, per uso public address, la scelta più democratica era l'integrato A323B, da 15 watt e da 178 dollari. Scelta democratica perché è disponibile anche in kit di montaggio a metà del suo prezzo. Per il vero high-end bisognava salire di livello e di prezzo con una soluzione a più telai. Si partiva dal singolo finale di potenza, ovviamente mono, A256A, da 65 watt e 400 dollari di prezzo, a cui poter aggiungere con altri 167 dollari il preamplificatore A420, dotato di ingressi per connessioni a basso livello, quali microfoni e pickup di giradischi. Di questi componenti non ho potuto recuperare immagini migliori di quelle presenti sulle riviste del tempo. Ma quello che voglio qui rimarcare è che si tratta di oggetti che sono entrati nel mito dell'alta fedeltà e che a distanza di oltre 80 anni ancora suonano in molte case di fortunati appassionati. Come dimostrano diversi video su YouTube. La terza opzione high-end per le amplificazioni la offriva la Hermon Osmer Scott di Cambridge, Massachusetts, con l'integrato siglato 210A. La cui caratteristica principale, oltre l'elevata qualità costruttiva, era il Dynamic Noise Suppressor, acquistabile anche come componente separato. Una sorta di filtro che agiva contemporaneamente sulle alte e sulle basse frequenze, permettendo di ridurre sia i tipici pop e crack del disco in vinile, sia le risonanze degli allora giradischi. A dire il vero c'era una quarta alternativa high-end, ma ne parlerò nel prossimo video. Il Dynamic Noise Suppressor della Scott era applicabile sia alla riduzione del rumore dei dischi e giradischi, sia di quello dei sintonizzatori radio. Se siete curiosi di sapere quale tuner AM-FM offrisse delle prestazioni equiparabili a quelle dei componenti fin qui analizzati, anche se non del tutto high-end, il Browning RJ20 era sicuramente un componente hi-fi, con i suoi oltre 150 dollari a listino. Prima di spostarci sui diffusori, c'era un'altra sorgente di assoluto prestigio che poteva completare questo ipotetico ed eccezionale impianto high-end. Il non plus ultra dei registratori a nastro, l'Ampex 300, che a listino costava da solo quanto costavano tutti gli altri prodotti messi insieme. L'acquisto di un registratore poteva sembrare inutile al tempo, ma sulle riviste specializzate già correva notizia dei primi nastri preregistrati producibili su scala industriale. Per completare questa favolosa catena era necessario un diffusore di pari livello. E in questo caso le soluzioni erano solo due. Quella proposta da James Ballock Lansing, che purtroppo ci lascerà troppo presto il 30 settembre dello stesso 1949, e quella di assoluto riferimento dell'eccentrico e geniale colonnello Paul Wilbur Cripsch. Evoluzione delle D1000, la JBL-D1002 era un diffusore a due vie da 25 watt. Che in un importante cabinet di 60 cm di altezza includeva il meglio della produzione della casa californiana. Il midwoofer D130 per le medio-basse frequenze, il driver D175 per le alte frequenze con emissione a tromba, la H1000, e il crossover N1200. Chiudo in bellezza questa lunga carrellata di sogni dell'alta fedeltà con la regina dei diffusori ancora oggi, a 80 anni dalla sua progettazione, il riferimento per la più accurata riproduzione del suono. La versione della ClipShorn di questi primi anni è quella siglata 1A, considerata allora, come oggi, lo standard di riferimento tra i diffusori domestici ad alto prezzo. Creata per coloro che ricercavano il massimo e costruita di conseguenza, senza prendere in considerazione dinamiche di produzione legate ad economia di scala, Paul Kripsch parte dal principio secondo il quale la distorsione generata da un altoparlante è direttamente proporzionale all'ampiezza dell'oscillazione compiuta dalla membrana. L'unico modo possibile al tempo per costruire un altoparlante a bassa distorsione consisteva nel renderlo molto efficiente, cioè in grado di generare un livello di pressione sonora molto elevato con una limitata escursione della membrana. E l'unico sistema che permetteva di ottenere tali risultati era l'utilizzo di un condotto acustico a tromba, posto davanti alla membrana che consentisse il massimo trasferimento possibile di energia. Secondo questo principio, per le basse frequenze la tromba avrebbe dovuto avere le dimensioni di una stanza. In un'epoca in cui non esisteva alcun tipo di calcolatore, Paul Klipsch sviluppa un metodo per piegare la tromba agendo sulla costruzione interna del cabinet, affinché quest'ultimo, insieme ai muri della stanza, agisca come una tromba esponenziale. Per questo motivo il Clip Shorn doveva e deve ancora essere piazzato negli angoli di una stanza. Era una vera e propria rivoluzione, che insieme alle altre che ho ricordato in questo video darà nuova forma e nuovi sogni alla nascente alta fedeltà, chiudendo un triennio che sarà la base per gli sviluppi tecnologici e le icone del decennio successivo. Ma per avere un quadro completo dei primi anni dell'alta fedeltà non si deve guardare solo all'America. C'è un altro paese, molto più vicino a noi, che si sta affermando nello sviluppo delle amplificazioni e soprattutto dei diffusori di alta qualità, di nome Celestion, Worfdale e Tannoy. Ma questa è un'altra storia, che racconteremo nel prossimo episodio di questa playlist. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita. Uh, caspita, non l'ho detto prima, però non dimentichiamoci dei cavi, mi raccomando. Alle soglie degli anni 50, per il vostro impianto high-end, potevate scegliere dall'ampio catalogo Belden.